Ciao amici, ciao amiche, io sto facendo un piccolo video di risposte alle cose che mi domandate. Dunque, qui si vede in piccolo, comunque vabbè, ve lo leggo io. Santina Martino dice: buona giornata, signor Maurizio, ci sono dei commenti che non ha testa né piedi, come dice lei, confondersi. Sì, dei commenti che non hanno né capo né coda. Purtroppo qualche commentino così c'è. Poi vediamo un po', e quello era il riferimento, lo so, io dopo ve lo dico anche di che cosa, era, di cosa aveva riferimento, ve lo dico io. Dunque, Francesco dice: sono d'accordo con lei, un abbraccio di cuore. Grazie, ricambio. Maria Antonietta Bellanova, la seguo perché lei è illuminante. Grazie a lei sto acquistando maggior consapevolezza, desidero portare il suo sapere a tutti, grazie. Che bello, queste sono le cose bellissime che veramente mi danno la voglia di proseguire. E poi c'è Christian Melis che dice: sei mitico prof, grazie carissimo. Giovanna Santese: quanto sono d'accordo con te, Gemello Maurizio, il mondo è pieno di cazzari incalliti e se non si sta attenti si va sempre nell'oblio. Dobbiamo fare in modo di staccarci da questi qua, a meno di non darne importanza sarebbe il nostro tempo sprecato nell'ignoranza. Un abbraccio, tanti cuori, tanti quadrifogli, tanti bacetti, tanti abbracci. Anch'io ti voglio tantissimo bene. La cosa bella è che le persone mi vogliono bene e io voglio bene a loro, e loro lo sanno, lo sentono, perché io sono molto, cioè mi si legge proprio quando io parlo, quindi non ho finzioni. Grande, grande Maurizio, ti amo, com'è bello sentire la tua voce e la verità. Grazie a Dio di esserci. Rosaria Marinella, carissima, veramente. E qui ci sono tantissime persone che mi ringraziano e che sono contenti che io ho spiegato che purtroppo nel web esistono i cazzari. Cazzari, ho spiegato che perché li chiamo cazzari, no? Perché dicono tante cazzate, dicono tante cazzate, dicono, ma poi il bello è che dicono una cosa giusta, però la gente dice: ah, però questo vedi, forse ci capisci. E poi ne dicono 10, 9, 10 cazzate, cioè per ogni cosa giusta dicono 10 cazzate e poi confondono le persone. Veramente c'è gente pagata per confondere le persone e poi c'è gente che è confusa, che pure se non è pagata, le persone le confonde lo stesso, dice in buona fede, vabbè, però l'effetto è sempre negativo, scusate. Per questo io cerco di dirvi, guardate, qui si dicono le cazzate, io cerco di dirvelo. E qui ci sono tantissimi commenti, e poi qua ce n'è uno che mi ha fatto un po' girare le scatole, però io l'ho detto, se voi venite qui a fare i troll, io invece m'hanno dritti dritti. Capito? Io sono buono, gentile, però anche pane pane vino al vino. Cioè tu mi tratti bene, tratto bene, tu mi dici delle cose cattive, io te mando dritto a quel paese e non ci penso manco 2 volte. Per esempio qui c'è questo Christian, no, non, solo Christian si fa chiamare, e dice così: l'astrologia non è meno concreta di quello che dice lei. Parla di pianeti, guerre spaziali, nanorobot con prove meno di zero. Ma io dico, io vi do le prove sempre, io vi do sempre delle dimostrazioni logiche, circostanziali, piste, indizi, situazioni inconfutabili. C'è una fascia degli asteroidi, mica ci ho messa io. Oh. E quella è una cosa recente perché se no, in base alla scienza quella vera, la forza di gravità l'avrebbe riorganizzata, no? È tutta frastagliata. Non c'è stato il tempo di riorganizzarla, quindi è un fenomeno recentissimo, ma più provate così. Ma che vedevo di? I nanodiamanti, l'estinzione della mega, della mega fauna, e tutte queste cose. Ma insomma, ma allora, se queste non sono prove, ditemi voi quale so. Per esempio, c'è un vulcano, no? Che c'è tutta un'eruzione di lava che si vede, è una cosa fresca, recente. Quella è una prova che c'è stata un'eruzione vulcanica. Cioè, io poi se voi,
Io quando dico voi non mi riferisco a voi che mi capite, a voi che mi amate, che voi che... ma io mi riferisco a voi cazzari. A voi cazzari, se non riuscite a capire che queste sono prove, è mica colpa mia. Andate a reclamare con i vostri insegnanti, andate a reclamare con chi vi pare che non vi ha aiutato per avere la capacità di capire che cosa sono le prove. Io di prove ve ne do una quantità pazzesca. Ma se non sapete leggere le prove, la colpa non è mica mia. Io infatti gliel'ho detto a questo signore, gliel'ho detto educatamente, e gli ho scritto così: io di prove ne porto tante, anzi tantissime, e ve le spiego dettagliatamente, capito? Non è colpa mia se lei non le capisce. Un cordiale saluto. E che gli devo dire? Smetti di far cazzaro? Ce l'ho fatta solo. Capito? E quindi, cioè, mi dispiace, io lo devo dire, se le prove, io non mi riferisco a chi mi capisce, a chi mi ama, a chi mi vuole bene, a chi mi fa le domande, a chi cerca di capire. Io mi riferisco a questa gente presuntuosa che non capisce un cazzo e dice che io devo dare prove. Ma fai uno sforzetto, cerca di capirla la prova. Io ho fatto anche l'esempio, no? Allora, mia figlia seduta a un piede, no? Mi hanno fatto vedere la lastra, io non ci ho capito niente. Allora, se io vado dal medico e gli dico, scusi, io voglio le prove. E i prove, che sta la lastra? E i prove, che sta la lastra? Sofia si deve fare operazione. Ah, ma questa non è una prova. No, sei tu che non capisci le prove. Io la lastra sinceramente non l'ho capita, ma il compito mio è che mica capire la lastra. Quindi diciamo, io la prova te la do, ma se tu non me la capisci, ma io che ci devo fare? Adesso io, con tutta umiltà, al medico ho detto, beh, io veramente la lastra non l'ho capita, ma queste sono cose che sta lei, sì, per carità, le faccio l'interventino, per favore, aiutiamola, cerchiamo di rimettere in sesto il piedino e via, insomma, ecco. Io non ho detto, ma che è sta roba, mica una prova, che un po' di umiltà ci vuole. Te studi l'argomento, quando hai capito l'argomento, allora tu sarai in grado di capire che quella è una prova e sarai in grado pure di capirla. Pensa che bello. Quindi smettete di farli cazzari, cari cazzari, cambiate mestiere, con me non attacca. Semplicissimo, ok? Vabbè, quello che volevo dire era questo, ringraziare le persone gentili, le persone che vogliono capire, le persone che cercano di capire e mandare a fanculo quelli che rompono il cazzo. È tanto semplice. Vi ringrazio a tutti e vi amo da sempre.